No, sì. Sicuramente ha tirato un bel sospiro di sollievo stasera, cioè, insomma, sia per lei che per la squadra, ma la dimostrazione che quando questa squadra è in campo, secondo la testa di Roberto Breda, qualcosa di interessante si è visto, quando probabilmente l'allenatore deve andare incontro alle esigenze anche esterne, quindi mi riferisco alle scelte fatte durante il mercato, quindi con tantissimi giocatori da gestire, da provare a mettere nello scacchiere, qualcosa si inceppa. Però la dimostrazione è che questa sera la squadra è sembrata viva, con dei limiti sicuramente, ma almeno viva. Ma non era facile giocare perché quando tu vieni da quattro sconfitte e vai a casa da capolista, è logico che soprattutto nella fase iniziale giochi un pochino con timore. E poi col tempo si sono anche sciolti i ragazzi perché poi nel secondo tempo si è ripartito molto meglio e si è riuscito a utilizzare lo spazio che loro ti concedevano. Invece al primo tempo, proprio nelle cose anche più semplici, a volte la palla l'abbiamo mossa un po' male, però era la partita che dovevamo fare perché davanti a una squadra che gioca anche veramente bene, perché veramente bene, dovevamo cercare di fare questo tipo di gara, sapendo che non potevi andare a imporre il tuo gioco, dovevi cercare di sporcare quelle che erano tutte le loro linee di gioco e poi dopo ripartire. Abbiamo fatto bene, poi insomma. Va bene così oggi, nel senso che siamo tornati anche appunto a ritrovare le nostre certezze e a ritrovare lo spirito che era un po' di partite che non avevamo più. Roberto, ci sei? Sì, ecco, ci sono, no? Infatti, come diceva lei, insomma, una grande attenzione, secondo me, sul piano proprio della fase di non possesso, no? La linea difensiva, secondo me, è stata inappuntabile. Oggi sono state chiuse tutte le linee di passaggio, soprattutto nel primo tempo. C'è stato anche maggiore coraggio, come diceva poc'anzi, nella ripresa. È un punto da cui bisogna assolutamente ripartire. Ma sì, perché intanto è stata una dimostrazione anche di essere una squadra che è viva, perché soprattutto sul 2-1 per loro poteva diventare veramente difficile, magari sbandare. Invece siamo rimasti in partita, ci abbiamo provato anche dopo, partendo dal presupposto che con tutta, sì, non ha avuto tante occasioni, però la palla del 2-0 vera l'abbiamo avuta noi. E se fa 2-0 poi magari diventa anche un'altra partita. Però va bene così, nel senso che mi è piaciuto veramente come sono stati coinvolti tutti i ragazzi, chi ha giocato, chi non ha giocato e come veramente hanno interpretato questo tipo di gara. Non partendo battuti, nonostante questi appunto siano i più forti, e cercando fino alla fine anche di provare a vincere. Buonasera, mister Paolo Renzetti di TV6. Volevo chiederle come si può spiegare, secondo lei, questo Pescara, dottor Jekyll e mister Hyde nel giro di pochi giorni, partita bruttissima, davvero imbarazzante con la regina, questa sera al cospetto della capolista, invece prova di grande sostanza, non solo sul piano del gioco, delle occasioni, ma anche del temperamento. Si è rivista quella squadra per certi versi che avevamo visto, per esempio, nel match col Monza, in quello col Cittadella, e anche per certi versi nella gara di Reggio Emilia. Ha fatto bene questo mini ritiro al Pescara? No, penso che i problemi sono altri perché appunto ha detto bene il suo collega Di Marzio, io forse ho peccato anche un po' di presunzione, forse però andava anche fatto nel cercare di nell'inserire più nuovi possibile, cercare magari un'identità nuova e andando a lasciare quella che invece ci aveva fatto fare in 8 partite 12 punti. È colpa mia perché sono stato un po' superficiale perché poi i ragazzi fanno quello che gli chiedi e anche oggi non è che sicuramente avevano una grandissima voglia, però è logico che poi la voglia viene supportata da quello sai che ti aiuta in campo e che hai visto che ha funzionato anche con squadre grosse perché appunto sei andato a vincere col Monza e hai fatto altre partite importanti. Però credo che quel tipo di tentativo andava anche fatto. E adesso bisogna essere bravi invece a inserire tutti i nuovi in questo contesto, perché poi dopo le partite sono tante,
perché poi dopo appunto dobbiamo, secondo me, cercare di sfruttare al massimo quelle che sono le caratteristiche di tutti quanti. Scusi mister, posso giusto per approfondire, praticamente lei ha esagerato nell'inserire i nuovi tutti in un'unica soluzione nella partita con la Regina, questo sta dicendo? No, no, più che altro il cambio tattico, che se no di poi non è il discorso dei nuovi, è che ho tolto delle certezze un po' a tutti quanti, ecco, perché noi avevamo avuto certi tipi di equilibri alti o bassi con la difesa 3 per cercare di recuperare un posto davanti o in mezzo. Ho tolto un po' di certezza dappertutto, e quando tu passi da 3 a 4, da 5 a 4 ci vuole tempo, perché proprio i meccanismi difensivi sono completamente diversi. Col senno di poi non farei più, però credo che in quel momento andava fatto. Valerio? Sì, buonasera mister, le volevo chiedere in chiave futura, da qui alle prossime partite, chiede maggiore pressione soprattutto agli attaccanti, soprattutto nella prima fase, perché forse oggi sono gli unici che si sono abbassati tanto, facevano tanto alzare l'Empoli, invece magari andare subito con una pressione agli attaccanti mi potrebbe far subire di meno le manovre degli avversari. Ma dipende molto anche dall'interpretazione che vuol dare alla gara e dall'avversario che hai di fronte, perché loro hanno una grandissima capacità di muovere la palla avanti e indietro con pochi tocchi, e quindi rischiano di portarti veramente dove vogliono, e nel portarti dove vogliono poi dopo magari salta quello che saltano i riferimenti sulle zone nevralgiche del campo. Oggi l'idea era quella di schermarli e poi di ripartire con velocità con quelli che hanno le caratteristiche per ripartire, e secondo me soprattutto nel secondo tempo l'hai fatto molto bene, perché appunto hai fatto l'1-0, hai avuto l'occasione del 2-0 e anche altre situazioni sono state interessanti. Poi dopo non è che uno deve andare con un unico canovaccio, in base all'avversario, in base al momento della gara devi capire quale utilizzare, come anche il discorso di difesa 4 magari può diventare buono in qualche altro momento di gara o anche in qualche altra gara, però credo che sia importante soprattutto continuare a cavalcare le nostre certezze. Mister, però credo che questa squadra, mi sembra di capire, in base anche a quello che ha detto lei poc'anzi, che possa fare soltanto questo tipo di gioco, cioè contenere e ripartire da qui alla fine del campionato. Secondo me è solo questa l'arma che può darvi ancora un briciolo di speranza per la salvezza. Ma hai fatto delle partite che anche non così, anche col 3-5-2, perché se penso che ne so, al secondo tempo col Brescia si è andato a prendere gli alti, all'inizio con l'Ascoli si è andato a prendere gli alti. Non è un discorso di come andarli a prendere, è un discorso di come avere equilibrio, alti o bassi che sia. Poi insomma dipende appunto molto anche dall'avversario che hai di fronte, perché passa tutto dalle caratteristiche loro. Noi non credo che in questo momento possiamo permetterci anche di pretendere di comandare il gioco, dobbiamo fare punti in qualsiasi maniera e salvare la categoria, che è la cosa più importante. E questo certamente vuol dire anche utilizzare le qualità dei nostri giocatori, però vuol dire anche mantenere un certo equilibrio, perché se faccio un esempio, se sulle 4 sconfitte tu fai 2 pareggi, brutti o non brutti che siano, magari ti trovi con 2 punti in più e togli dei punti magari alla concorrente diretta, che alla fine te li ritrovi. Quindi noi dobbiamo pensare veramente una partita alla volta a portare a casa il massimo, ma anche oggi l'idea di provare a vincere ce l'ha avuta fino alla fine. Poi è logico che è facile, però se guardo il modulo è relativo, perché forse abbiamo creato più oggi, anzi quasi sicuramente più oggi con un difensore in più rispetto all'ultima partita, che aveva invece più giocatori offensivi davanti, quindi è sempre tutto relativo. Senta mister, questo è un mea culpa che le fa onore, perché in sostanza lei sta dicendo diciamo in maniera palese che si è snaturato. No, non è che mi sono snaturato, perché io ho giocato anche altri anni e anche con dei buoni risultati con la difesa 4. Forse non no, c'è... io dico in base, no, mister, però dico in base alle caratteristiche dell'organico, è questo il punto. Ma forse anche non c'era il tempo, perché tu, appunto, per avere certi automatismi, a cosa ti richiede la difesa 4, per come la vedo io? Ti richiede una compattezza
è una distanza tra i reparti che richiede tempo ed è quella che un pochino invece noi pensavamo venisse da sola, ma certo che è colpa mia, perché alla fine in campo sono io che rimando, quindi penso che sia sempre, che dipenda sempre da me. Posto? No, se posso Massimo una... Posso, grazie. Allora, mister, in una serata ovviamente positiva, lo dicevo anche prima, sul piano del gioco, ovviamente anche del risultato, al di là del gol segnato sulla ribattuta del calcio di rigore, questa sera abbiamo visto, almeno a mio avviso, un Machin molto molto sottotono. E come mai questo giocatore, sempre un po' antipatico parlare dei singoli, però questo è un giocatore su cui credo il Pescara punti molto e la società ha fatto tanto per riportare Machin a Pescara, però nelle occasioni in cui l'abbiamo visto in campo in quest'ultima fase il giocatore è sembrato un po' fuori anche degli schemi, un po' fuori dalla partita. Perché secondo lei? Per me ha fatto una partita invece di grande sostanza, perché ha dato una mano in tutte le parti e ha provato. Poi loro sono molto bravi a spegnere immediatamente le fonti di gioco e quindi a maggior ragione su un giocatore come lui spesso e volentieri sono andati a raddoppiare, a triplicare, però a me ha dato una grande mano a tutti i compagni e secondo me ha fatto una grande partita. A volte appunto andiamo a cercare l'estetica, lui l'estetica ce l'ha, però ha messo una grandissima sostanza. Sono convinto che con il tempo anche la sua condizione un pochino migliorerà e potrà fare ancora meglio, però per come ha fatto oggi a me piace, è piaciuto e credo che abbia dato una grande mano ai compagni. Posto no, l'ultima Massimo. Dai. Buonasera mister, questo pareggio lo possiamo definire una vittoria di Breda, una vittoria del gruppo, un segnale alla piazza, alla società o a che cosa? Qua a Sassolini ci sono nessuno da, non è proprio il caso, qua c'è da far punti e basta, oggi è un punto strappato coi denti con una grande prestazione, poi dobbiamo fare punti e basta, qua non ci sono vittorie di Breda, il gruppo c'è il Pescara e il Pescara comanda più di tutti quanti noi, di me, dei ragazzi e di tutti quanti, quindi noi dobbiamo fare il bene del Pescara e basta, fino a quando saremo chiamati a farlo e poi dopo ma in quel momento dobbiamo cercare di fare il nostro meglio sempre. Ecco, io volevo fare soltanto una considerazione, ma velocissimamente, perché io so perfettamente che lei ha fatto anche la difesa a 4, l'ha fatta con ottimi risultati a Terni, quando giocava col 4-2-3-1, c'erano Avenatti, c'era Furlan, c'era Ceravolo e c'era lo stesso Falletti, quindi ricordo perfettamente anche quella ternana. Sì, ma anche a Chiavari e Lentella abbiamo fatto il giro d'andata, che eravamo dentro il playoff col 4-3-1-2. Cioè, ma non è quello... i vestiti, secondo me, ogni squadra ha un suo vestito. Infatti, dall'inizio dell'anno tra me e Massimo li abbiamo provati tutti. E quindi, perché tante volte quando tu hai una squadra con tanti giocatori di qualità, l'idea è quella che puoi far tutto. Però invece il campo poi tante volte ti dice che non è così, che ci sono cose che danno più efficacia e cose che magari... hanno bisogno di tempo oppure ti richiedono delle cose diverse, quindi ma secondo me andava fatto quello che è stato fatto, purtroppo abbiamo perso 4 partite. Posto? Grazie mister, grazie.